Forse la tribuna qua. Ecco la tribuna, la tribuna! Ecco la tribuna, ecco la tribuna qua. Per vedere Boniek e Rossi, Michel Platini e Tardelli non si è badato a spese. 839 milioni, record del San Paolo, sono passati dalle tasche di 80.000 persone nelle casse della società azzurra. La Juve ringrazia, la percentuale è buona. Ma solo per vedere la Juve, o gli ha spinti anche la speranza di conservare un record. La imbattibilità, per esempio, casalinga, fatta di 12 lunghi mesi. Santin, come mai ha deciso di cambiare Boldini per Frappampina? C'è Boniek che gioca prevalentemente sulla sinistra, torna molto a centrocampo e le caratteristiche di Frappampina sono migliori in questo senso. Ciao. Si crede ai miti per esempio dell'imbattibilità del Napoli? No, io ai miti non credo, ci sono delle statistiche sulle quali è giusto anche ogni tanto prenderle in considerazione. E diciamo che anche noi è un momento che stiamo molto bene, quindi ci sono queste due statistiche in questo momento che vedremo dopo la partita quale delle due prevarrà. Grazie. L'unica novità è quella di Frappampina. Le marcature sono state ampiamente studiate e previste. Ferrario su Rossi, Bruscolotti su Penso, Casale a far da ombra a Platini. Caffarelli agisce sulla fascia destra e tiene d'occhio Cabrini. O è Cabrini che tiene d'occhio Caffarelli, non si saprà mai. Santin e Trapattoni forse sono più nervosi degli stessi giocatori. La Juve contiene la iniziale studiata del Napoli e quando può affonda la lama nella difesa azzurra, ma Rossi non è brillante come in altre occasioni. E poi, a sostenere il giovane libero Masi, c'è il caprese Celestini in seconda battuta, pronto a chiudere tutti i possibili varchi. Sembra davvero difficile passare ed allora ci pensa Monsieur Platini, che mette in allarme tutti quando Bergamo decreta una punizione quasi dal limite. Castellini dispone la barriera e si sente sicuro, ma Michel va a centro lo stesso. Il portiere fa autocritica sul tiro diabolico del francese. Ho messo un uomo sul palo perché temevo Platini che tirasse la punizione sopra la barriera e così è venuto un avversario davanti a me e non ho visto partire il tiro. Vediamolo dal basso questo gol e sentiamo l'altra campana, Platini. Ho provato da una parte perché tutti adesso vedono le mie punizioni dell'altra parte, dunque ho cambiato un po', così adesso le portiere si aspettano di due parti. Castellini è battuto, il Napoli ancora no. E quando Pellegrini si ritrova tra i piedi il pallone del pareggio, c'è solo rabbia per la grande occasione sfumata. De Rosa rileva Pellegrini che si presenta così alla ripresa, colpendo in pieno la traversa dopo due minuti di gioco. La Juve capisce che non può concedere spazio e cerca legittimamente di mettere al sicuro il risultato. Potrebbe farlo al nono se Tardelli avesse resistito un po' meno ai modi bruschi di Celestini. Anche questo episodio merita di essere rivisto da altra angolazione. Il calcio è davvero strano. Dalla possibile capitolazione del Napoli all'esaltazione di un pareggio che alla fine non viene neppure troppo gradito dagli azzurri. Lo costruisce Caffarelli tra i migliori in campo, lo rifinisce Palanca, entrato per rilevare Casale, lo concretizza De Rosa, dopo che Bodini aveva respinto il gran tiro dell'ex minibombe. A questo punto la panchina bianconera cambia qualcosa, esce Rossi, entra Vignola e Trapattoni giustificherà così la mossa tattica. Avevamo una necessità di un supporto maggiore a centrocampo, visto che Platini e Boniek avevano speso molto, e direi che il motivo è solo squisitamente tattico. Dopo la traversa di De Rosa arriva il palo di Disseu su punizione, quindi quando l'arbitro fischia la fine della partita il commento a caldo è tra i più credibili. Delusi per questo pareggio oppure contenti? Ma guardi, noi siamo venuti qui per non fare un risultato positivo, abbiamo fatto un pareggio, direi che è stata anche una bella partita, nessuno delle due...